E bentornati da una mamma tutto fare. Oggi siamo qua perché qualche giorno fa è stato il compleanno di Rebecca e quindi volevamo farvi vedere tutti i regalini che ha ricevuto. Povera bambina disagiata. Vai! Allora, qual è il tuo preferito? Il tablet. Quest'anno per Rebecca abbiamo scelto il mio tab della Lisciani, che è un tablet consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni. In realtà è un tablet in tutto e per tutto, un tablet normalissimo, nel senso che una volta che si connette al wifi si possono scaricare tutte le applicazioni che volete, si può entrare su Google, navigare, si può entrare su YouTube. Si possono girare dei video, anche perché il tablet è dotato di un supporto, come c'è disegnato qua. E una lampada. E anche una lampada LED che comunque illumina la zona dove in teoria il bambino, il ragazzino, dovrebbe girare il video o fare un po' quello che gli pare a lui. E quindi niente, è assolutamente un buonissimo tablet, ha 16 giga di memoria. Niente, Rebecca lo sta utilizzando naturalmente nei limiti del lecito, nel senso che lei ha un orario in cui le è consentito utilizzare il tablet e lo usa solo in quell'orario, altrimenti si fa altro. Quindi questo l'abbiamo detto. Poi passiamo alle altre cose da usare insieme al tablet: le cuffie, che adesso c'è il cerchietto, non mi entrano. Eh sì, un paio di belle cuffie da ragazzina ci volevano. Poi allora ci sono Ladybug e Chat Noir con Tiki e Plug, che adesso li vediamo con cascati nel divano. Questo ce l'ha chiesto espressamente lei perché voleva la Ladybug, quella che si muoveva, e quindi abbiamo trovato questi. Poi Shimmer di Shimmer and Shine, e Shine l'abbiamo regalata invece a Matilde perché ci sembrava giusto che almeno un pacchettino lo aprisse anche lei, così come facciamo quando c'è il compleanno di Matilde, che facciamo comunque un pacchettino anche a Rebecca. Poi ci sono, allora c'è questo set, avete presente i braccialetti luminosi, quelli che si illuminano al buio? E questo è un set dove si possono fare anche degli altri accessori con questi braccialetti, tipo cerchietti. Questi in teoria li avevamo presi da utilizzare durante la festa, peccato che ce ne siamo totalmente dimenticati e niente, sono rimasti in camera. Li useremo poi in un pomeriggio in cui non sappiamo cosa fare, ci mettiamo, li montiamo e ci giochiamo un po'. Sì, io voglio fare cerchietto. Si possono fare i cerchietti, i cappellini e anche gli occhiali. Gli occhiali? Mm-hmm. Allora cambiati idea, voglio gli occhiali. Poi ah sì, giusto. Mamma e papà gli hanno regalato. Allora, voi dovete sapere che siccome la maggior parte della gente, dei nostri amici, dei nostri parenti, insomma le persone invitate al compleanno eccetera, la maggior parte regalano vestiti a Rebecca, perché comunque sanno che noi, avendo una cartoleria con un negozio di giocattoli, insomma la maggior parte dei giochi li riceve da noi, e quindi tutti si sono abituati a regalarle i vestiti oppure a darle i soldini, come si dicono qua, come si chiamano qua da noi, sasistrinasa. E quindi noi praticamente ogni anno le regaliamo solo giocattoli. Giocattoli che non sempre abbiamo nel nostro negozio, quindi dobbiamo andare comunque a reperirli altrove. Quest'anno abbiamo regalato anche i pattini, perché quelli che avevano fino all'anno scorso, cioè fino a primavera, in realtà le stanno piccoli, e quindi abbiamo approfittato, abbiamo preso i pattini nuovi. E poi, oltre che i giocattoli, naturalmente noi li abbiamo comprato tutta una serie di cose per poter tornare a scuola che le servivano, quindi a partire dall'abbigliamento, le scarpe, insomma queste cose qua. In più a queste cose che le abbiamo preso, le è arrivata una catasta di roba che adesso vi facciamo vedere, perché veramente... Allora, intanto poi non mi hanno regalato questa.
che non so se si vede perché è piccolina. Allora, nonna e nonno le hanno regalato i giubbotti, in primis. E poi in aggiunta hanno aggiunto anche la LOL. Che questi in realtà non sono i suoi vestiti, glielo fabbricati io. Deve aver appunto un'altra zanzara maledetta. Allora, nonna e nonno le hanno regalato i giubbotti, le hanno regalato la LOL, quella è stata una cosa in più, ma naturalmente come una bambina lei dà più peso ai giocattoli che non ai vestiti. Quindi il piumino nuovo, blu, scelto da lei oltretutto con il cappuccio, e scusate se è poco il giubbino di pelle, perché voglio dire, se dobbiamo essere fighe, siamo fighe fino alla fine. E poi questa povera bambina disagiata ha ricevuto anche altri due giubbottini. Questo, che è bellissimo, è una specie di giacca di pelle, ma in realtà è imbottita, è grigio metallizzato. E poi lo smanicato, che passa molto inosservato, effettivamente non si nota. Anche questo ha scelto lei. Potrò volare sulla bicicletta. Questi più altri due giubbotti che già aveva praticamente per 2 anni, anche 3 o 4 se gli stessero, ma dubito che gli staranno, è a posto. E poi questo vestitino che già io l'ho indossato una volta, e infatti scusate da stirare, l'ho acchiappato dalla pila della roba da stirare, quindi è un po' stropicciatino. Questo l'ha messo proprio il giorno del suo compleanno perché le piaceva tanto. Allora, questo vestitino fucsia con i pois glitterati, fucsia sempre, adesso dalla telecamera si vede un po' rosso, con la giacchina abbinata e le calzine con le stelline. Poi una gonnellina nera con tanti piccoli pois da abbinare anche a questa, alla magliettina. Ok, poi nuova busta, e questa è andata. Addio busta. Altra busta. Poi la maglietta è al dritto, non è a testa in giù, è questa qua che è a testa in giù. Sì, è carinissima, è proprio carina, sembra, è una via di mezzo fra una maglietta, in realtà è una felpina perché è bella grossa. Poi? Allora, poi questa altra maglietta qui, bianca, con le scritte e il glitter rosa. Poi? Poi questo vestitino qui, che lo potrò benissimo usare quest'inverno, anche la domenica o quando vado a scuola. Bellissimo. È molto fashion. E poi questa felpa qui, rosa, chiaro, addio. Felpina garzata, quindi potrà metterla al primo periodo finché non fa proprio freddo freddo. Anche la seconda busta va via. Ok, e la seconda è andata. Poi, terza busta. Piccoline, ma quando mai ce l'ha avuta io tutta sta roba da mettere, dai? Quest'altro maglioncino che sembra, no, è una felpa. Una felpina. È una felpa di quelle con dentro il pile, quelli, di quelle imbottite da usare proprio in pieno inverno, quando fa freddo, freddo. Quando andiamo sulla neve. No, non andiamo sulla neve, ma siccome purtroppo spessissimo il riscaldamento della scuola si rompe e non vengono avvisati i genitori, i bambini vengono lasciati al freddo, allora io preferisco che lei sia coperta e che non muoia di freddo, sinceramente, perché averla malata per queste cavolate, anche no. Un giorno ci siamo dovuti mettere il giubbotto sopra il gambino. Vi lascio immaginare le condizioni della nostra scuola elementare. E poi, uguale... Però di un colore diverso. Però di un colore diverso abbiamo preso quest'altra, perché
i modelli disponibili in questo momento erano questi. La roba un po' più pesante di solito arriva dopo, però poi adesso questo. Ci siamo dovuti un pochino, diciamo, accontentare dei colori che c'erano. Ah, è morbidissimo. Questa l'abbiamo presa su commissione, l'ho scelta io, era troppo carina. Anche questa è una felpa, sì, imbottita, felpata. Però era molto fashion con questo fioco nero e è carina da mettere sia con i leggings che con i jeans. E via la terza busta! E via la terza busta. Arriva la quarta. L'ultima, credo. No, sì, tu. Questo, che bellissimo. Ma lo voglio mettere domani. Non credo. Già sì, adesso siamo a maniche corte. Maglioncino. Morbidissimo. Con le perline. Questo è in ciniglia, è un bel maglioncino morbido che terrà caldo. Questo va benissimo. Questo lo posso usare come peluscino. Come peluscino, sì. E poi? Allora, questa qua che è una aperta, no? Sì. Questa magliettina che ha il sopra un po'. Questa era così. È così, una magliettina super fashion per delle bimbe super fashion. E quindi la maglietta con il tulle praticamente nella parte superiore, poi la collana era compresa nella confezione. E c'è la ballerina. E c'è la ballerina. Quarta busta. Andata! Andata. Cosa c'è rimasto? Queste. Aia, Luigi. Mi è entrato un elicottero dentro l'occhio. Ah no, non sono rimaste. E lacci di scorta. Queste. Delle scarpine molto sobrie, da abbinare alla giacca di pelle che vi abbiamo fatto vedere prima. E da abbinare al cerchietto. Sì. Sneakers alte. Molto fashion. Poi per questo inverno ha anche altri scarponcini, altri stivaletti, ma magari poi un giorno facciamo vedere tutte le tue nuove scarpe invernali e quelle sì. Di matti. Poi e questo poi... ah ok, c'era quello, un orologio con tutti i pesciolini. L'orologio della Thun e un braccialetto della Thun. Per vedere anche quello. Aspetta che così lo vedete bene. Ok. Con i cuoricini. Uno che vola via e uno che rimane fermo lì. E poi, come vi dicevo, ho ricevuto tante bustine con i soldini da mettere via per quando sarà un po' più grande, che avrà necessità di altre cose. Benissimo, questi erano tutti i regali di Matti. No. Benissimo, questi erano tutti i regali di Bebe. Cioè parte dei regali, perché poi tutte le cose che le abbiamo comprato noi non le abbiamo fatte vedere. I vestiti, quelle altre cose lì. E niente. È finito. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!